Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo con il Giorno della Memoria che si è celebrato all'interno dell'Aula dell'Assemblea Toscana con una seduta solenne. Vivere appieno la giornata della memoria significa non guardare a quanto accaduto solo con gli occhi della pietà e del ricordo, ma intervenire e impegnarsi per fare in modo che quello che è successo non accada mai più. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, in occasione della seduta solenne dell'Assemblea Toscana per celebrare il Giorno della Memoria. Ugo Caffaz, ideatore e promotore del Treno della Memoria, ha sottolineato che storia e memoria sono un binomio inscindibile. La storia senza la memoria è amputata, non incisiva nei tempi che trascorrono inesorabilmente, mentre la memoria senza la storia, senza la sua interpretazione, perde di significato. Si sterilizza in un individualismo esasperato senza dare un contributo alla conoscenza. Prima di iniziare la seduta solenne, Mazzeo ha consegnato un riconoscimento a Basilio Pompei, 103enne, ex deportato di Pontassieve, per il suo esempio di vita e l'impegno sempre profuso in difesa delle libertà. A ritirare la targa è stato il figlio Giuliano. Gli hanno chiesto se voleva essere vaccinato, lui ha detto di sì, poi io mi sono sentito con lui e abbiamo parlato telefonicamente, dato che non ci possiamo vedere, e lui a suo tempo, cioè un mesetto fa quando ci mette il vaccino, mi disse: guarda Giuliano, che il vaccino, le vaccinazioni non le ho stabilite io, ma il Ministero della Sanità. E quindi dice: io sono qui nell'RSA e dato che ci è stato dato la precedenza, io il vaccino me lo faccio, te cosa ne pensi? E io dissi: vabbè, se me lo potessi fare me lo farei anch'io, aspetterò il mio turno, però fatelo con tranquillità e fai bene a farlo. Noi l'abbiamo voluta fortemente come ufficio di presidenza per mandare un messaggio a tutte le cittadine e i cittadini della Toscana che quello che è successo in entrambe le sue sfaccettature a Basilio nella sua vita. Penso al fatto che sia stato deportato. Basilio era un militare. Noi di solito abbiamo e facciamo iniziative soprattutto per ex partigiani o partigiani. Il segnale che abbiamo voluto dare è ricordare un altro pezzo di quelle terribili atrocità. Erano circa 650.000 i militari deportati e Basilio in queste settimane, nel momento in cui aveva ricevuto a 103 anni la prima vaccinazione, mi diceva Giuliano che ieri ha ricevuto anche il richiamo del vaccino, ha subito terribili, vergognosi attacchi sui social, attacchi relativi al fatto che mettevamo a disposizione il vaccino ad un uomo di 103 anni. Io penso che il diritto alla salute sia un diritto inalienabile, sia per chi ha un giorno, sia per chi ha 103 anni. Io sono orgoglioso della scelta della Regione Toscana di partire dalle persone più fragili, dalle persone che soffrono di più. E questo è un segnale di attenzione e di testimonianza che come Consiglio regionale abbiamo voluto dare e mettere a disposizione. Basilio Pompei è un emblema di quello che è stato la deportazione nei campi di sterminio e allo stesso tempo un ex partigiano, una persona che ha vissuto sulla sua pelle una dimensione di difficoltà della propria libertà, ha visto rischiare la propria vita e oggi in questa pandemia a 103 anni è stato uno dei primi ad essere vaccinato e come tale è stato anche offeso, deriso e anche questa volta la propria vita è stata messa in discussione. Questo è un premio che riconosce il senso della libertà, della vita ed è un'icona di rispetto in una giornata come quella della memoria che deve farci riflettere e portare rispetto a persone come in questo caso che a 103 anni dimostrano quanto fosse importante ieri come oggi il senso della vita. Dal mio punto di vista la giornata della memoria acquista valenza se quella memoria la concretizziamo e gli diamo un valore di attualità. Questa è il punto da cui partire, perché
anche se mi sono informato della vita di Basilio, e Basilio, pur lontano dall'impegno politico, in tutta la sua vita ha portato la sua testimonianza alle scuole. Questo è importante, un collegamento. Così come si può definire nazismo, una nuova forma di nazismo, distinguere chi può fare o meno il vaccino rispetto all'età. Questo è nazismo che va combattuto e la Regione Toscana deve dare dei segnali. Ringrazio tutto l'ufficio di presidenza, il presidente Mattutti, per aver accolto questa mia proposta. Per me è una giornata speciale, proprio perché siamo riusciti a dare tutti insieme un bel segnale verso i toscani. È una giornata estremamente importante e vorrei riportare questa giornata al valore storico che ha avuto negli uomini della città di Livorno, cittadini italiani, ebrei, che nella storia, a partire dalle leggi livornine in poi, all'Ottocento, quando a Livorno abitavano circa 6.500 cittadini italiani ebrei, e più avanti si è arrivati alla consapevolezza che il pregiudizio andava superato. Siamo arrivati ad avere uomini come Eliot Hoff, persona che rispecchia, proprio con il suo accento livornese, con la sua parlata labronica, uno spirito che la città di Livorno ha sempre tenuto alto e che oggi noi abbiamo il dovere di ricordare. Al centro del dibattito anche l'emergenza Covid, con il tema dei vaccini in particolare. Il Consiglio regionale chiede alla Giunta toscana di valutare un'eventuale possibile azione legale contro l'azienda farmaceutica Pfizer per i ritardi sulla consegna e il numero delle dosi. La Giunta regionale della Toscana dovrà valutare la concreta possibilità di intraprendere un'azione legale condivisa con altre regioni e il governo nei confronti della casa farmaceutica Pfizer in merito ai ritardi alle forniture delle dosi di vaccino previste dagli accordi in sede comunitaria. Lo chiede una mozione presentata dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e sottoscritta da tutti i capigruppo. Noi siamo stati i primi a denunciare e a chiedere che la Regione si costituisse parte civile, perché quello che è successo è inaccettabile. Abbiamo fatto, l'Italia, il nostro paese, il paese membro del G8, uno dei primi paesi contribuenti dell'Unione Europea, hanno sottoscritto il nostro governo dei protocolli. La cosa che più mi indigna è che né il Presidente del Consiglio dei Ministri, né il Ministro degli Esteri, nessun ministro ha preso un aereo, è andato alla Pfizer a rivendicare quello che legittimamente era stato fatto, cioè la sottoscrizione dei contratti. Non ci bastano le giustificazioni, per questo chiederemo, abbiamo ottenuto che la Regione Toscana si costituisca parte civile nei confronti di una impresa, di una multinazionale privata che aveva sottoscritto un contratto e che quel contratto deve mantenere, perché ne va del piano vaccinale, quindi si vaccinerà più in ritardo, ne va anche della ripresa economica, anche perché più tardi si vaccinano le persone, più tardi arriverà la ripresa economica. Per questo noi siamo grati al Presidente del Consiglio regionale Mazzeo di aver portato in Consiglio regionale una nostra proposta e siamo stati i primi a chiederlo. Assolutamente sì, abbiamo sottoscritto l'iniziativa del Presidente Mazzeo, abbiamo portato anche il nostro contributo volendo sottolineare come in Europa ci siano altri stati, non l'Italia, che in realtà hanno avuto invece più dosi di quanto contrattate nella prima fase di contrattazione. Quindi c'è qualcuno che ha avuto più dosi di quelle che spettavano dagli accordi iniziali, e ci sono paesi come l'Italia, nella fattispecie la Toscana, che si sentono dire da un'industria farmaceutica straniera che non ci daranno le dosi che avevano garantito di darci. Quindi la situazione è difficile, io spero che la Regione Toscana, ma non solo, l'Italia tutta si costituisca in questa azione legale contro Pfizer, e quindi l'appoggio di Fratelli d'Italia è inevitabile. Il comportamento di questa azienda è veramente un comportamento grave che rischia di penalizzare quello che è il bene primario dei cittadini e anche dei toscani, ovviamente, vale a dire la salute. Quindi l'auspicio
e il sollecito che rivolgiamo è che si facciano tutto, che si faccia tutto in tutte le sedi affinché Pfizer riprenda la fornitura dei vaccini così come si era impegnata a fare ed eventualmente abbia quelle penalità, se sono previste e possibili da applicare, che si merita. La sosteniamo, la firmeremo, però facciamo una proposta ulteriore che secondo noi è ancora più importante. E utilizzare l'articolo 31 di un trattato internazionale, l'acronimo si chiama TRIPS, che permette l'utilizzo della licenza obbligatoria, cioè la possibilità di produrre vaccini ma anche farmaci in casi di emergenze eccezionali da parte di aziende che non sono quelle produttrici, in questo caso la Pfizer. E questo viene fatto proprio per la situazione di enorme emergenza in cui ci ha gettato anche, non soltanto la pandemia, ma anche delle aziende, delle multinazionali, che lo devo ricordare, soprattutto a tutti quelli che elogiano la sanità, il privato nella sanità. Loro devono fare interessi di mercato, i governi invece devono fare gli interessi della popolazione. Il Consiglio regionale nasce anche una nuova commissione, quella per le aree interne. Andiamo a scoprire quali sono gli obiettivi con i commenti del vicepresidente e del presidente della nuova commissione. Ascoltare i territori e cercare soluzioni per il loro rilancio è uno dei principali obiettivi della neonata commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne. Nella seduta di insediamento è stato eletto presidente Marco Niccolai del Partito Democratico, la vicepresidente Luciana Bartolini, esponente della Lega, mentre vicepresidente segretario è la consigliera Dem Donatella Spadi. La commissione è inoltre composta dai consiglieri del Partito Democratico Cristiano Benucci, Vincenzo Ceccarelli, Mario Puppa e Elena Rosignoli. Per la minoranza Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia, Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle, Elisa Tozzi della Lega. La Commissione Aree Interne ha prima di tutto il compito di dare voce, di dare rilievo a quei territori che vivono una situazione di marginalità. Territori, come mi diceva un sindaco di un comune montano, appunto, che si sentono tante volte dimenticati. Il senso di questa commissione è anche la scelta che ha fatto il Consiglio regionale per la prima volta di fare una commissione apposita su questi temi e di dare a questi territori la centralità che meritano. Iniziamo oggi con questo insediamento, ma il senso e il programma di lavoro di questa commissione sarà quello di raccordare la voce dei comuni e di questi territori con l'istituzione regione e anche con il governo nazionale, perché noi abbiamo anche la programmazione a venire dell'Unione Europea, le sfide del Recovery Fund, le sfide anche dell'appunto del nuovo bilancio comunitario, in cui dovremo fare in modo che anche nel nostro territorio regionale, ovviamente alle aree interne, venga data la rilevanza che meritano. Sono in zone appunto che sono in tutte le province del territorio regionale. Sono una sfida per tutti e il senso di questa commissione sarà quello di creare raccordo e portare avanti idee e iniziative per dare a questi territori la dignità e il valore che meritano. Le priorità saranno azioni concrete da dover fare. La priorità intanto sarà ascoltare i territori, presumo, e poi cercare di trovare proprio delle soluzioni che facciano in modo che le persone che ci sono non vadano via da questi territori e anzi che richiamino in qualche modo altre persone ad abitarci. Per tanti motivi, prima di tutto, siccome si parla tanto per la maggior parte di aree montane o premontane, il dissesto del territorio, la cura del bosco, quindi trovare delle attività che non siano industriali ovviamente, che possano dare un aiuto al reddito alle persone che ci vivono. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo che potete sempre seguire anche online tutte le notizie relative ai lavori dell'Assemblea Toscana all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.